Ciao, grazie per essere qui con me ad inaugurare la terza stagione di questo nostro canale podcast. Spero che tu abbia avuto l'opportunità di passare giorni di relax in questa strana estate e mi auguro che tutto sia andato bene, compresi quei piccoli contrattempi che la vita, con lo spirito ironico tutto suo, inevitabilmente ci fa incontrare. Questa stagione inizia con una puntata dedicata ad un Dio che abbiamo incontrato diverse volte in maniera trasversale nei nostri episodi. Pan, il Dio dei boschi e delle greggi. Si tratta di una divinità che mi sta molto simpatica per alcuni motivi che scoprirai nell'episodio e spero che sarai d'accordo con me nella riflessione finale. Ringrazio davvero di cuore tutti coloro che mi ascoltano. Questo podcast ha superato i 2 milioni di download. Da non crederci. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti. Ora basta, è il momento dei saluti. Vi auguro una buona fine estate e un colorato inizio autunno. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 87. Pan, il demone del meriggio. Non tutti gli dèi abitano nell'Olimpo. Ad alcuni quel luogo pare essere precluso. Non che queste divinità non possano salire a quelle vette, ma sanno di non essere esattamente le meglio accette nelle stanze dell'alto palazzo. Ade, Persefone, Ecate, ad esempio, ne sono consapevoli ed evitano più che possono di recarsi là. Le motivazioni di questo ostracismo possono essere diverse, anche se, come ben sai dalle puntate precedenti, l'essere una divinità specializzata in un immane lavoro in qualche modo ostacola il rimanere nella cerchia beata di Zeus. Questo è quanto accade anche a Pan. Il suo essere fortemente legato alla natura e ai suoi ritmi in qualche modo ne ostacola la salita verso l'alto. Pan ha un aspetto che lo distingue dalla perfezione degli dei beati, non ostenta un corpo perfetto e una bellezza superiore. Ha il muso caprino, corna sulla larga fronte e zampe di capra. La sua ferinità si esprime anche attraverso una sessualità insaziabile ed incontinente. Pan è un pericoloso violentatore di ninfe e compiaciuto compagno dei turbinii erotici delle sacerdotesse di Dioniso, le Menadi. Viene definito da alcuni autori come la bestia divina in cui si raccolgono quegli istinti così potenti in natura, sessualità e impulso vitale, così come in lui si agitano pulsioni insopprimibili quali ira e paura. Dio dei pastori e delle greggi, Pan elegge a sua patria l'Arcadia, luogo nel quale la maggior parte dei racconti stabilisce la sua nascita. Guai a te se lo incontri. Egli è uno stato d'animo, una voce che sbigottisce, è lo stupore e la paura che ti colgono nell'ora più calda della giornata. In questa ora, quando strade e campi si svuotano per la calura, il trovarti da solo nel vuoto immenso che ti circonda potrebbe farti precipitare in un opprimente senso di disagio.
Il desiderio di fuggire, non sai nemmeno tu dove, potrebbe cominciare ad insinuarsi in te e l'impossibilità di sfuggire a quel vuoto potrebbe inghiottirti. Perdonami se con queste ultime frasi ti ho un po' angosciato, ma è proprio questo il potere di Pan. Scatenare il terrore e la confusione in chi ascolta la sua voce. Abbiamo ereditato da questa divinità il nome di quell'evento che sconvolge la nostra mente all'improvviso, nelle situazioni più serene e tranquille. L'attacco di panico deriva proprio da Pan. Questo termine significa infatti tutto, ed è proprio del tutto che la persona afflitta da un attacco di panico si sente mostruosamente minacciata. Perché l'ora del meriggio? Ma perché in quell'ora Pan ama fare la sua siesta, il suo riposino, dopo aver cacciato e ben mangiato. Non sopporta di essere disturbato o svegliato in quella pausa e terribile è la sua vendetta. Per questo in quell'ora così calda nessuno esce, nessuno lavora, nessuno si azzarda a far rumore in Arcadia. La sua genealogia accreditata come la maggiormente probabile è quella che ci racconta di come Hermes, che si trova a far da pastore alle greggi di re Driopo, abbia con la sua bella figlia Driope concepito Pan. Il neonato è così brutto a vedersi, con il corpo e il viso caprino, con barba e coda, corna e gambe da capro, che la madre, colta da ribrezzo, fugge via per non rivederlo mai più. Gli rifiuta addirittura il petto. Hermes avvolge e riscalda questo esserino così bizzarro in una calda pelle di lepre e lo reca in volo fino all'Olimpo, dove lo nutre di ambrosia e lo presenta all'intero consesso degli dei beati. Tutti si divertono al veder sgambettare questa creatura così strana che corre, salta e scalpita nella sala del trono. Più di tutti Dioniso pare apprezzarne le chiassose doti. Dato che tutti sorridono all'indirizzo del piccolo, secondo alcuni il nome Pan pare sia derivato dal fatto che questo dio è stato gradito da tutti, Pan, gli dei. A questo punto, se segui i nostri episodi da un po', potresti porti una domanda più che legittima. Ma non abbiamo già incontrato questa figura in episodi passati, in situazioni che ci appaiono precedenti alla sua nascita? Pan, come divinità legata alla natura, appartiene a diverse epoche, appare con nomi diversi, in età anche precedenti a quella degli dèi. Un Pan si trova, in alcuni racconti, nella grotta di Zeus neonato. In altri si prende cura di Arcade, figlio di Zeus e della bellissima ninfa Callisto. Un Egipan aiuta Hermes a ritrovare i tendini di Zeus nella spettacolare lotta con Tifone. Qualcuno afferma che un Pan abbia dato manforte agli dei durante la Titanomachia. Secondo Eschilo, esistono due Pan. Uno è figlio di Zeus e fratello gemello di Arcade, e l'altro è figlio di Crono. Tutte queste apparizioni nel mito vedono questa figura assumere diversi nomi. Titano Pan, Ermo Pan, detti così dai nomi dei rispettivi padri, o in altri casi Egipan, il Pan caprone, quando non si indica con certezza da chi egli discenda. Usciamo da questo roveto e torniamo alla nostra bestia divina. Pan vive in Arcadia, dove si prende cura di greggi pascolandole e trova grande soddisfazione nell'allevare api. Volentieri partecipa alle veglie delle ninfe dei monti, per dei motivi tutti suoi, che ti lascio immaginare. Ed infine aiuta i cacciatori a snidare la preda.
Questa sua buona disposizione verso gli esseri umani non lo rende però completamente da questi ben voluto a causa della sua ibrida forma nel corpo. In molti casi, purtroppo, viene testimoniato come dei cacciatori arrivino a frustarlo con della scilla, una pianta velenosa, se la caccia non è stata fruttuosa secondo le aspettative. Pan comunque conserva sempre, si può dire, un buon carattere. Non si può accusare, ha ragione, di essere tendenzialmente un pigrone. Non c'è niente che gli piaccia di più del suo riposino pomeridiano. L'unico modo per scatenare la sua furia è disturbarlo, svegliandolo in quella breve pausa. Dal fondo di una grotta o dall'intrico dei boschi può far salire il suo urlo tremendo, come ti dicevo poco fa. Le sue storie d'amore sono per lo più sfortunate. A renderlo inviso alle sue fiamme sono da un lato la sua poco romantica irruenza e dall'altro la sua inquietante forma. Ha moltissime amanti, questo è certo, ma l'amore, quello vero, pare essere irraggiungibile per lui. Selene, la titanide legata alla luna piena, è il suo successo, diciamo, amoroso più eclatante. La figlia dei titani Iperione e Teia, sorella di Elio, il dio del sole, e di Eos, la divinità dell'aurora, ha una carnagione pallida e lattiginose sono le sue candide vesti, che sempre brillano, argentate. Per riuscire a sedurla, Pan si muove a quattro zampe e indossa una pelle di capra bianca. In questo modo attira l'attenzione della divinità, che accetta l'invito a cavalcare quella servizievole capra che pare la voglia aiutare nel suo percorso nel cielo. Dei lunghi e numerosi amplessi seguiti a questa cavalcata notturna, Pan è generoso di particolari nei suoi racconti. Riesce ad unirsi ad Eco, una ninfa chiacchierona, con cui genera Iambe e Iunge. Quest'ultima farà magicamente innamorare Zeus di Io, ricordi? Con Eufeme, nutrice delle muse, Pan concepisce Croto, inventore del primo arco e frecce. Per intercessione delle muse tutte, che con lui hanno trascorso una bellissima infanzia, Croto viene da Zeus portato in cielo ed eternato nella costellazione del Sagittario. Insegue inutilmente Piti, una dolce ninfa, che per riuscire a sfuggirgli muta in albero di fico. Pan, con un ramo di quell'albero intrecciato a mo' di collana, si decora il petto. Corteggia a modo suo anche una ninfa, figlia del dio fiume Ladone. Le insegue dal monte Liceo fino alle acque del fiume suo padre, appunto Ladone. Siringa, questo è il nome della bella, per riuscire a sfuggire alle pretese di Pan, non appena tocca coi piedi le acque del padre, invoca di essere mutata in pianta. Il genitore accoglie la sua richiesta e la muta in giunchi, che al soffio del vento paiono intonare una quieta canzone. Pan, perduta ogni speranza di avere l'amore della giovane, recide qualcuno di quei giunchi e con loro costruisce il primo flauto, che prende il suo nome, flauto di Pan. E così pure lo strumento, simile ad un pezzo di giunco, che usiamo per iniettare nel nostro corpo questo o quel medicinale, dalla bella siringa prende il nome. Sull'altura dell'Arcadia, il dio da allora passa il suo tempo a pascolare le sue greggi, suonando in quello strumento che gli è così caro. Pan è l'unico dio di cui abbiamo notizia della scomparsa, secondo alcuni nell'anno zero. Un boato ha scosso tutto il mondo conosciuto e una gran voce si è sparsa sulle onde del mare fino a raggiungere la Grecia e le terre di Arcadia. Questa voce
mai udita prima, pare abbia tonato «Il grande dio Pan è morto». La notizia di questa morte è stata accolta ovunque con gemiti e lamenti. Con la nascita di Cristo, il declino di una religione ha avuto inizio. A chiusura di questo episodio, un paio di considerazioni. La figura del satiro, che in tutto o quasi rassomiglia al dio, spesse volte si confonde con Pan anche nel mito. Fai conto che per alcuni è Pan ad aver contribuito nella battaglia contro i giganti e non Sileno, il satiro tutore e amico di Dioniso. Non dobbiamo spaventarci di queste cose. Come ben sai, il mito è qualcosa di vivo, vitale e intricato. La seconda considerazione riguarda uno dei miei tanti dipinti preferiti, Le ninfe e il satiro di Adolphe Bouguereau, di cui ti lascio un link in descrizione. Questo dipinto mi piace da sempre, oltre che per la maestria del tratto, per la scena che illustra. Delle ninfe hanno scoperto un satiro che le stava spiando mentre prendevano un bagno. Per niente scandalizzate, anzi quasi divertite, in quattro lo stanano dal suo nascondiglio e lo trascinano fuori. Non solo, chiamano a gran voce le compagne che si stanno bagnando un po' più in là. Il satiro è spaventato. Con le zampe caprine cerca di fare resistenza, ma gli zoccoli scivolano nel limaccioso fango della riva. Nonostante sia grande e grosso e un folto maschio pelo decori il suo muscoloso petto, l'espressione sul suo volto è di disperazione. Ha capito quello che gli sta per capitare. Quelle leggiadre, bellissime e allegre ninfe lo obbligheranno ad accettare in sovrabbondanza quel che lui sperava di ottenere da una, magari due. Questo quadro, nella mia mente, è collegato ad un monito di saggezza ben preciso. Bisogna sempre fare attenzione a ciò che ardentemente si desidera. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.